Buongiorno a tutti, mi chiamo Matteo Arricca, ho 30 anni, sono laureato in ingegneria civile e sto completando il dottorato di ricerca all'Università di Brescia al Dipartimento di Ingegneria Meccanica Industriale. Faccio parte dell'M4 Lab e del Meccanobiology Research Center e i miei supervisori di dottorato sono il professor Alberto Salvadori del Dini e la professoressa Stefania Mitola del DMMT. Il mio è un progetto di ricerca di meccanobiologia in cui ci occupiamo di caratterizzare il comportamento delle cellule endoteliali, cioè le cellule che rivestono le pareti interne dei vasi sanguigni, durante il processo di angiogenesi tumorale, cioè la formazione di nuovi vasi sanguigni a partire da quelli preesistenti, dovuta all'interazione tra il tumore e le cellule endoteliali. In questo processo la massa tumorale rilascia dei fattori di crescita che raggiungono le pareti dei vasi sanguigni e interagiscono con delle proteine presenti sulla membrana delle cellule endoteliali. Queste interazioni fanno sì che le cellule escano dal proprio vaso sanguigno e si dirigano verso la massa tumorale, generando appunto dei nuovi vasi sanguigni. Questo processo non solo consente alla massa tumorale di crescere, ma dà anche la possibilità di generare metastasi. Sulla base di esperimenti in vitro abbiamo dapprima caratterizzato le leggi che governano il moto delle proteine sulla membrana cellulare e le interazioni chimiche delle proteine con i fattori di crescita rilasciati dal tumore, per poi passare a una descrizione meccanica della cellula, quindi delle deformazioni a cui è soggetta affinché possa uscire dal vaso per poi dirigersi verso la massa tumorale. Abbiamo dunque sviluppato un framework che accoppia chimica, leggi di diffusione, meccanica dei continui in grandi deformazioni e termodinamica. Ha fatto seguito uno studio nel campo della meccanica statistica per poter caratterizzare la dinamica del citoscheletro, un network polimerico molto complesso che costituisce lo scheletro delle cellule e tra le altre funzioni le consente il moto. I futuri sviluppi di questo progetto di ricerca consistono nella descrizione, nella modellazione del moto vero e proprio della cellula e delle interazioni multicellulari durante la generazione di nuovi vasi sanguigni. La caratterizzazione dei fattori chiave durante il processo di angiogenesi mediante simulazioni numeriche trova applicazioni nel campo della medicina preventiva e personalizzata, nel campo della farmacologia e nel campo dello sviluppo di nuove strategie antiangiogeniche.